Applicare il modello di accoglienza diffusa già adottato per i profughi ucraini alla gestione dell'emergenza migranti. È questa la proposta emersa dal tavolo tra il Viminale e le regioni. I 40.000 arrivi di questi primi mesi sono solo un antipasto. Queste le parole del ministro Musumeci, ma sentiamo Giuseppina Testoni. Ridurre la pressione migratoria sulle principali aree di sbarco a partire dall'isola di Lampedusa, favorendo contemporaneamente l'accoglienza diffusa sui territori. È la linea emersa dalla riunione straordinaria tra le regioni e i ministri Piantedosi e Musumeci. Un modello che dovrebbe ricalcare quello realizzato per l'accoglienza dei profughi ucraini, che esclude l'apertura di grandi centri e punta al contrario ad ampliare la rete della primissima accoglienza. All'incontro era presente anche il commissario per l'emergenza, Valerio Valenti, che il 18 aprile scorso ha fatto visita proprio all'hotspot di Lampedusa, costantemente sotto pressione. Dalla riunione è emersa anche la proposta avanzata dal ministro Piantedosi di dar vita a un tavolo tecnico di confronto permanente tra il commissario per l'emergenza e migrazione e le regioni, proprio sul tema dei flussi migratori. Previsto inoltre il potenziamento degli hotspot di primissima accoglienza in Calabria e Sicilia per il triage dei nuovi arrivi. A questo primo tavolo ne seguiranno altri con ciascuna regione. Abbiamo buoni motivi per ritenere che le 40.000 persone sbarcate in appena 4 mesi siano solo un antipasto rispetto ai flussi che potremmo registrare tra qualche mese, ha sottolineato il ministro Musumeci, auspicando che i presidenti delle 5 regioni che hanno negato l'intesa sulla dichiarazione dello stato di emergenza possano rivedere la loro posizione.